Martedì, 12 gennaio 2021. San Bernardo da Corleone. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, non certo degli angeli Dio ha sottomesso il mondo futuro, del quale parliamo. Anzi, in un passo della Scrittura, qualcuno ha dichiarato: che cos'è l'uomo, perché di lui ti ricordi? O il figlio dell'uomo, perché te ne curi? Di poco l'hai fatto inferiore agli angeli. Di gloria e di onore l'hai coronato, e hai messo ogni cosa sotto i suoi piedi. Avendo sottomesso a lui tutte le cose, nulla ha lasciato che non gli fosse sottomesso. Al momento presente, però, non vediamo ancora che ogni cosa sia a lui sottomessa. Tuttavia, quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore, a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte, a vantaggio di tutti. Conveniva infatti che Dio, per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, lui che conduce molti figli alla gloria, rendesse perfetto, per mezzo delle sofferenze, il capo che guida alla salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine. Per questo, non si vergogni di chiamarli fratelli, dicendo: annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. In mezzo all'assemblea canterò le tue lodi. Hai posto il tuo figlio sopra ogni cosa. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Che cos'è mai l'uomo, perché di lui ti ricordi? Il figlio dell'uomo, perché te ne curi? Hai posto il tuo figlio sopra ogni cosa. Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi. Hai posto il tuo figlio sopra ogni cosa. Tutte le gregge e gli armenti, e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. Hai posto il tuo figlio sopra ogni cosa. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, a Cafarnao, insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli, infatti, insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga, vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro, e cominciò a gridare, dicendo: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente: taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino gli spiriti impuri, e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.